prossima pausa per lavarvi i denti, mi raccomando. Squittolo scoiattolo è tratto da un'idea di Melanie Watt. Sarai fuori una settimana, guapa! E come farà Squitto senza di te? Ah, ma che sciocchezze dici? Starò benissimo! Richard, hai portato la crema solare e tua cugina vive nel deserto. Io ci penserei bene. Quell'aria secca non fa bene alla fotosintesi. Potresti restare a casa. Domani c'è anche la giornata genitori figli. Ci sarà da divertirsi. Niente da fare. Rilassati, Squitto, è soltanto una settimana. Sì, ma non andrà da nessuna parte se non riesco a sgonfiare questo materasso. Lascia stare, ci penso io. Questa non dovevi farmela, brutto materasso. Vediamo se hai tutto. Spazzolino da denti, cappello da sole, cappello da pioggia e ombrello. Ok, adesso basta. Treno per Iguana Springs in partenza. Ecco, ci siamo. Il momento di partire è arrivato. Ciao Richard, divertiti. Un'intera settimana. Vorrà dire che avrò molto più tempo per me. Ha ingoiato troppa aria? L'ha eliminata. Sveglia, Richard, facciamo colazione. Caspita, sarà una settimana lunga. La colazione è servita! Guapa! Di solito devo venire io da te per mangiare qualcosa. Ok. Come fa il camion dei pompieri? Bravissimo! E come fa la sirena della polizia? No, no, non ci sto! Stai cercando di accudirmi! E io che ci sono cascato in pieno mi sento come... Mi sento come... Su, a parole tue! È più forte di te, non è vero? Non sono Richard, io! Qui ci vuole un bel pisolino! È vero, mi sa tanto di sì! No, ci risiamo! Smettila di prenderti cura di me! Non finisci la colazione? Quelle calze sono pulite! Dovresti mettere un cappello! Non sei la mia babysitter! Ma potrei esserlo! Ecco, le vitamine! Richard... bene, vorrà dire che prenderò il sole da solo! Hai una scarpa slacciata, facciamo un fiocco. Guarda e impara. Si incrociano le due estremità. Una va su e l'altra va giù. Si piegano così. Sei un bravo ragazzo, lo sai? Lo so! Ai! Oh no, sono in ritardo. Vorrei tanto qualcuno da accudire. Cosa? Ah, è solo una pietra! Una povera pietra indifesa! Ti sei fatta male? Non potrei mai lasciarti qui tutta sola! Avrai anche un nome d'ora in poi! Ti chiamerò Stella! Andiamo a casa! Ti piace saltare? Ti piace il lettino? Stai al calduccio? Fa freddo la notte? Ecco qua! Buonanotte, Stella! Nel caso ti venisse sete, buonanotte! Davvero? Davvero? D'accordo, andiamo! Ecco qui, un bel pranzetto salutare! Che cosa stai guardando, Stella? Oh, piccola, su, mangia le verdure prima! Pronto? Ciao Dave! Che fai? Parlavo con Stella, la mia pietra. Una pietra? No, Stella, che stai facendo? Dave, ti richiamo dopo. Parlare con una pietra? Roba da matti! Vero, Venti? Ha preso tutto dalla mamma. Grandiosa, brava Stella! Continua, così, forza! Stella! Sta bene! Sta bene! È ancora presto per le lezioni di nuoto! Questi orecchini sono adorabili!
Li ho comprati ad una televendita di attrezzi sportivi usati. Ti dispiacerebbe toglierli? Mildred, Stella non è un fermacarte. Ah, no? È la giornata genitori figli e ho portato la mia pietra, Stella. Ecco perché è qui. Me la presti per fermare il giornale? Sì, va bene. Riempire gli scaffali è una parte del mio lavoro. Stella! È tua questa pietra e il danno lo scalo dal tuo stipendio. Ma non l'ha fatto, Stella! Invece l'ha fatto, è evidente. Ti sbagli, Stella, è una pietra buona, Ma? Ecco, quello l'ha fatto Stella. Ah, la giornata genitori figli è finita! I figli a casa! Di corsa! Quindi anche tu? Tornerò domani! Che spasso! Era come passeggiare sul pianeta Marte! Stella! Questi li ha presi nel negozio! Non li abbiamo pagati! Beh, non sappiamo se li ha rubati. Potrebbero essersi attaccati da soli, sa come va con gli adesivi? Si attaccano a tutto quello che incontrano come calamite. Quant'è? $9. $9! E ci credo che li ha rubati! Scherzavo, scherzavo. Stella, sono i tuoi nuovi amici? Non vi vedete tutti in strada, vero? I vostri genitori vi staranno cercando. Andiamo, Stella, hai la lezione di piano. I tuoi amici non mi convincono affatto, sai? Gli orecchini di Mildred? Ma, Stella, non si prendono le cose che non ti appartengono, non è giusto! Hai capito? Chiaro? Lo so che ora stai male, ma so anche che hai imparato la lezione e quindi adesso non succederà mai più. E alla fine tutti i sassi buoni si trasformarono in oro. Buonanotte, Stella! Mi si chiudono gli occhi dal sonno. State ascoltando il Gallo del Mattino. Ogni mattino il gallo canta. Linea Johnny per le notizie. Un ladro terrorizza le strade di Balsa City. È terribile! Il rapinatore è entrato rompendo la finestra. La polizia è sulle tracce di un mattone o forse di una pietra. Potrebbe essere uno di quei brutti ceffi dell'altro giorno. Non voglio più vederti con loro. Ecco l'uvetta con la vena. No? Ok. Ieri volevi l'uvetta. Oggi niente uvetta. Come vuoi. Ai! Che delizia! È difficile starti dietro. E non dico altro. Ma insomma, sei incorreggibile. Dico sul serio. Non può essere stata Stella a entrare in quelle case, vero? Non è una criminale. Boh, mai dire mai. E sarebbe colpa mia? Beh, non si può dire, però potrebbe essere. E se è colpa mia, anche Richard diventerà un ladro. Già. Nah, sarà stato uno di quei teppisti che ho visto. Starò sveglio stanotte, così vediamo se Stella esce. Festa tutta la notte! Senza dormire! Ci divertiremo un sacco, vedrai! Buonanotte dal gufo della notte, come ogni notte il gufo ha cantato. Sembra un angioletto quando dorme. Che cosa vuoi fare? Beh, ho portato una fantastica serie televisiva che parla di due balene innamorate e gli stuzzichini. Frullato alla frutta, polpette al forno e spaghetti alle noci. Dave, no! In questo modo ci addormenteremo! Spaghetti? Sai cos'è che mi fa addormentare? Le balene, con quel loro verso. Stella! Dave! Stella, è sparita! Ma cattiva, sei proprio monella! Quel dolce è rubato! Non mangiarlo! Sembrano così felici. Stella, lo sappiamo che sei lì dentro! Vieni fuori con le mani! Vieni fuori e basta! Stella, è una criminale! È tutta colpa mia! Uscite dalla porta anteriore, perché non c'è nessuno alla porta posteriore! Nessuno! Allora falla scappare da dietro, no? No, Dave! La consegno alla polizia! È la cosa migliore per il suo bene! Sei rimasto di sosso, eh? Ora ferma! È scappata di prigione la scorsa settimana. Era in prigione? Già, ha passato lì tutta la sua vita. Dice sul serio? Ma è fantastico! Stella è sempre stata cattiva. Richard può tornare a casa. Non diventerà un criminale anche lui. No, aspetta!
Quando è che torna Richard? Domani. Allora va bene. Però è in forma, eh? È vero, Richard. Sei così verde. Hai fame? Devo cambiarti la terra? Ti hanno dato abbastanza acqua durante il viaggio. Meglio a te che a me, Richard. Meglio a te che a me.